Poco fa dicevo, quando ho incontrato chi ha portato avanti questo progetto un anno fa, mi ha raccontato di questo progetto, ho detto che sarebbe stato impossibile realizzarlo. Quindi sono molto felice oggi di essere stato smentito dai fatti, sono molto felice di essere già su questa nave e sono molto felice che comunque è una realtà, come dire, fatta dal volontariato, fatta fuori dagli schemi degli stati, fatta fuori dagli schemi dell'Unione Europea. È una realtà umanitaria che cerca di dare un lato umano al salvataggio in mare, quindi poi al processo d'accoglienza. Secondo me è una novità che noi dobbiamo accogliere con tantissima fiducia, perché credo che c'è tanto bisogno di volontariato nel campo del salvataggio, nel campo dell'attività umanitaria in genere. I cittadini europei in questo esempio, in questa iniziativa, hanno detto agli stati europei di cambiare rotta, e in attesa che l'Europa capisca questo messaggio, cambi rotta, ci hanno pensato loro, e questa è una cosa che devo dire mi fa sentire molto, molto felice, devo dire. Certamente è una nave civile, quindi è una nave civile, una nave che ha l'obiettivo di salvare le persone, quindi tutto il percorso che ci sarà sulla nave è un percorso diciamo orientato verso il lato umano di tutta questa operazione. Io da medico ho già dato disponibilità che ad agosto sarei disponibile pure di andarci a salire, credo che tantissimi altri lo faranno, perché proprio perché il lato umano qua prevale su qualsiasi altro calcolo politico, geopolitico, anche militare, perché l'operazione di salvataggio finora sono state condotte soprattutto da navi militari. Frutto dell'amore e della passione della società civile tedesca, francese, italiana, europea, che vuole dare un contributo per contrastare gli egoismi finanziari europei e le meschinerie politiche, e vuole in qualche modo far tappa qui a Palermo, che con la carta di Palermo ha mandato un messaggio chiaro e forte: l'abolizione del permesso di soggiorno, la mobilità internazionale è un diritto umano, nessuno può essere condannato a vivere, a morire, a farsi ammazzare per restare nel luogo dove il padre e la madre hanno fatto nascere senza chiedergli il permesso. Io credo che il mondo deve svegliarsi, deve comprendere che la carta di Palermo non è la follia di una città, ma è soltanto e semplicemente il rispetto di un diritto umano, il diritto alla vita. Questa nave è un modo per mandare un messaggio che contrasta gli egoismi dell'Europa, le meschinerie politiche di chi affronta il tema dell'immigrazione sotto il versante della sicurezza, quando invece dovrebbe affrontarlo sotto il versante del rispetto dei diritti umani.